Carla Maestrini è un'infermiera, in realtà una coordinatrice dell'infermiera di rianimazione dell'ospedale di Cremona. È un luogo importantissimo in questo momento e davvero, davvero, non sono parole fatte, ma è davvero la prima linea sul fronte. Carla, buongiorno, vedo che sei tutta bardata, so che hai preso pochi minuti per noi, ti ringrazio moltissimo perché è importante sentire la vostra voce. Siete insomma, io lo dico pensandolo, siete degli eroi, ma lo penso su due fronti, non solo perché fate il vostro dovere, lo fate molto bene e rischiate in prima persona, ma perché in questo momento ci mettete un sovrappiù di umanità, perché questa terribile malattia che ci fa stare soli dentro la malattia, se non aveste come alleati voi, secondo me diventerebbe un disastro anche dal punto di vista psicologico e umano. Carla. Buongiorno. Buongiorno. Come vanno le cose lì? Le cose qui sono sempre molto impegnative. Siamo sempre al massimo dell'occupazione dei posti letto. In questo momento abbiamo 52 pazienti intubati all'ospedale di Cremona e normalmente ne abbiamo 8. Quindi anche il lavoro degli infermieri cambia completamente, perché ogni infermiere normalmente si occupa di un numero di pazienti molto inferiore, immagino. Sì, secondo gli standard regionali noi dovremmo occuparci ogni infermiere di 2 pazienti. Allo stato attuale questo è impossibile. Cerchiamo comunque di mettere in campo sempre al meglio le nostre competenze, le nostre capacità, dando il meglio che possiamo e il più che possiamo. Senti Carla, stiamo vedendo delle foto meravigliose che ha fatto un tuo collega Paolo Miranda, che oltre che infermiere è anche un gran fotografo, perché sono delle foto veramente belle, tra l'altro molto utili secondo me, perché ci hanno veramente aperto proprio uno squarcio, no, su quello che è il vostro lavoro e su anche quanto è difficile farlo, come siete, cioè ci racconti anche un po' questo, cioè lavorare tutti bardati così, senza avere, solo con gli occhi che si vedono e tutto il resto bloccato, insomma è diverso immagino. È molto faticoso perché queste tute ci fanno soffrire moltissimo. E tutti questi dispositivi che però dobbiamo utilizzare per difenderci, perché sono l'unica arma che noi abbiamo per difenderci da questo coronavirus, intanto che facciamo il nostro lavoro. Senti, Facciamo fatica. lo immagino. Dicevo prima una cosa, una delle cose che a me mi ha stravolto di più di questa malattia è questo tema della solitudine. Pazienti che entrano e per un sacco di giorni non hanno rapporti col mondo esterno, con le persone che amano, se non attraverso di voi, perché io l'altro giorno ho visto un signore che si collegava con la moglie tramite un dispositivo elettronico grazie a un'infermiera che lo aiutava. Insomma, è diventato un lavoro diverso anche da questo punto di vista, perché voi siete l'unico rapporto umano forte che queste persone hanno. Tra l'altro si aggrappano ai vostri occhi, perché voi siete come degli astronauti in questo momento. Sì, nel momento in cui loro sono ancora svegli prima di essere intubati o quando si risvegliano, quando li esubiamo, loro sicuramente vedono solo il nostro volto e il volto del medico che collabora con noi. E per loro è importantissimo vedere qualcuno, perché si risvegliano da qualcosa che noi ben non conosciamo e non sappiamo. Ma per loro è importantissimo sentire qualcuno che gli dice come sta, che lo accarezza, che gli dice che va tutto bene, che andrà tutto bene, che si sta risvegliando, vedi che le cose migliorano. Perché facci capire bene, Carla, perché quando vieni intubato per un po' di giorni tu sei del tutto incosciente, come ci hanno anche raccontato alcuni Sedato. malati guariti qui da noi. Quindi il risveglio è il momento difficilissimo, giusto? Sono due i momenti impegnativi per i nostri pazienti e anche per noi. Il momento in cui vengono intubati, perché questi pazienti, a differenza della normalità, vengono intubati e sono ancora svegli, per cui loro sanno che verranno intubati dal rianimatore in quel momento. E quindi tu assisti tante volte alla telefonata che noi gli facciamo fare e li aiutiamo a fare ai loro familiari, in cui gli comunicano che stanno per essere intubati, li salutano e gli dicono probabilmente ci rivedremo. Gesù, E pensa. questo è un momento molto difficile per loro e per noi.
Lo immagino. E poi c'è il risveglio in cui invece sostanzialmente loro ce l'hanno fatta, se Dio vuole, E poi c'è giusto? il risveglio che per loro rappresenta una grande cosa, per noi un grande obiettivo perché ci dà fiducia nelle cose che noi facciamo. E in quel momento per noi è importante vedere che loro riaprono gli occhi, che ci ascoltano, che ci sentono. Cerchiamo di trasmettergli tanto amore perché in quel momento hanno bisogno proprio di conforto. E loro piangono, noi piangiamo molto spesso, però questo è il Allora, nostro quello che lavoro. ti posso dire dalle persone che ho intervistato io in questi giorni, che ne sono uscite, l'hanno sentito tutti, cioè non ce n'è uno che non è arrivato qui dicendo quello che hanno fatto per me, gli infermieri, i medici, non me lo dimenticherò mai, ha fatto la differenza. Quindi è un fluido di amore che a mio parere arriva, bello forte. Carla. Che dire, ti lascio al tuo lavoro, ti ringrazio moltissimo per la testimonianza che ci hai dato, ti faccio un grande in bocca al lupo a te e ai tuoi colleghi, so che è durissima, ma veramente facciamo tutto il tifo per voi, te lo dico. Noi ce la mettiamo tutta, siamo dei professionisti, come dico io, con la P maiuscola, e cercheremo di fare sempre il meglio che possiamo fare per i nostri pazienti. Grazie Carla, buon lavoro.